palla di neve, siamo arrivati. Non mi chiamo signorina palla di neve. Oh, perché mi cambiate sempre il nome? Mi scusi, è che lei è così tanto carina ogni volta che mi sembra veramente una palla di neve. Oh mio Dio, lascia stare. Dove andiamo a giocare adesso? Signorina, guardi, abbiamo individuato delle persone che potrebbero fare a caso lei e le sue. Oh, perfetto, comunque tanto devo salutare delle persone. Devo salutare la che Ferozetta, Gabriele, le vostre Ferozetta, Tiziana Ferozetta. Ok, detto questo, dove stanno quelle casine? Esattamente, stanno proprio in quelle casine, signora, signorina. Va bene, portatemi, vai quadrato, vai! Ok, perfetto, ci insegua. Sì, mi raccomando, se c'è qualcuno che non mi sta molto a genio, ciao! Oh, sì, non si preoccupi. Vale anche per voi due, eh? Avete capito? Sì, non si preoccupi. Oh, sì, assolutamente, signorina, non si preoccupi. Perfetto! Triangolo! Oh, sì, mi dica, signorina. Dai, vai a bussare nella casa quella rossa. Oh, certamente, vado allora, signor Quadrato. Sì, vai pure. Dai! Toc toc, e là, c'è qualcuno? Ma chi è quest'ora? Ehi, ma chi siete voi? Che cosa ci fate a quest'ora a casa mia? No, non compriamo nulla. Ma perché parlate in questo modo strano e non come non voi? Non li vogliamo i vostri biscotti da scout. No, ragazzi, oh cacchio, dovete aprire la porta. Sì, ragazzi, per favore. Vabbè, sentite, datemi sti biscotti, ciao! Prendetevi i soldi e ve ne andate tu, via. Ciao. Ma perché quella salve, mignora? Salve bambina, hai fatto i biscottini degli scout? No. E per cosa significa scout? Io sono la principessa di Squid Game e voi dovete fare tutto quello che vi dico io, altrimenti vi uccido. Mi sa che ne hanno messo qualche cosa in testa. No, ragazzi, ascoltatela, ragazzi, ascoltatela. Che cosa hai detto allora? Oh, niente, assolutamente, signorina. Ah, ecco, quindi ascoltatemi, va bene? Sì, signora. Fatemi vedere casa vostra adesso. Sì, principessa, entri. Ma chi è? Ma io non faccio entrare gli estranei a casa mia. Ma chi è? Ma chi la conosce? Ma chi sei? Dai. Tu mi sei sul cavolo, appunto, tra non molto marirai. Scusate, ragazzi, dovevamo entrare in qualche modo. Eh sì, ci hanno bucato il vetro. Ascoltate, voi dovete fare tutto quello che vi dice la signorina. Avete capito? Sta parlando in triangolo in questo momento. Altrimenti, voi non fate tutto quello che vi dice signorina, io faccio... Ho bucato il tetto. Sì. Avete capito quindi quello che accade. Quindi ascoltate la signorina. Bene, allora statevi zitti. Io voglio un biscotto, dammi un biscotto, qualcuno ha un biscotto? Un biscotto, sì, lo faccio subito, sono esperto di biscotti io. L'ho messo. Ecco, mentre tu voglio che mi gratti i piedi. Ma non so se ce la faccio, perché sono davvero, davvero piccoli. Ah, non ce la fa? Ah, mi hai detto che sono davvero piccoli? Molto bene. Sì, dovrebbe essere un complimento, perché sì, cioè, i grandi sono brutti. Però, appunto, aspetta. È quello che immaginavo. Spera, no! Ma non ti fa... Un cotto della fortuna. Oh, ma la signorina mi è parso di capire che voleva un biscotto normale. Esatto, però va bene, ti lo lascio passare biscotti, comunque. Biscotti? No, picconi? Va bene comunque, seguimi, caro. Guardate, ma se gli sparate alla ragazzina non ve ne liberate subito? C'è un superiore che è ancora più forte di noi, non possiamo, mi dispiace. Cavolo. Che cosa stavate parlando, scusatemi? No, stavo facendo i complimenti all'ottimo outfit e chi l'ha scelto, belle maschere. Oh, grazie, wow, io non l'ho scelto di diventare un triangolo, me l'hanno imposto momentaneamente perché ero molto bravo. Però d'altronde è tutto quello che accade, non lo devi dire sempre tutto, idiota, di un triangolo. Ah, scusa, Quadrato. Vabbè, comunque, allora, fammi vedere un po' che cosa hai a casa tua. E quella casa tua? Non proprio, però facciamo finta di sì. È di un mio amico che non è a casa in questo momento. È di un tuo amico, hai detto? Sì. Ho capito. Andiamo di sempre, mi fai vedere un po' quello che hai. Allora.
Allora, qui possiamo vedere la sua grandissima collezione di pozioni. Vedi, vedi. Oh, adesso buttatene una dietro l'altra da solo. Dai, fallo, sì. Il letto è diventato mio. Venite, guardie. Dai, che resistete, voi siete più forti. Dai, ancora, Elox, non fermarti. Ne ho una di cura. Ora pozione. No, io voglio che tu muoia male con le tue pozioni. Altrimenti ti sparo io. Sbrigati. Non ho pozioni per la morte. Scusi, signorina. Non ne hai? Sì, signorina, dovremmo farlo noi. No, fammi ancora giocare un po', quadrato. Ok, va bene. Ho questa. Respiro sott'acqua. Che divertente. Pozione avvelenamento. Cosa me l'hai buttata addosso? No, è cura. Oh, ma che pizza, non c'è più niente da fare. Signorina, purtroppo era uno dei villaggi più vicini alla nostra zona dove apparteniamo. Mi dispiace veramente un sacco se c'erano poche persone da uccidere in questa zona. Uffa, sì! Io che mi volevo divertire un poco, uffa! Ma ho visto una cosa strana! Ah, che cosa hai visto? Ho visto un ragazzo con i capelli biondi per un attimo. No, ti stai sbagliando, andiamo! Ok. Triangolo, l'hai visto pure tu? Sì, l'ho visto pure io, quadrato. Ancora che parlate tra di voi? Oh, ci scusi, signorina, stiamo per scendere. Arriviamo. È che dobbiamo fare un po' di spazio perché noi siamo un po' grandi. Eccomi qua, salve, signorina. Comunque, signorina, volevo chiederle una cosa. Dimmi pure, Triangolo. Sarebbe, magari, è in grado di darci un qualche soldino in più per la prossima volta. Cosa? Qualche soldino in più? Ma che cosa stai dicendo? Sì, io devo pagare praticamente le spese di mio figlio per l'ospedale, sta male. Magari potrebbe aiutarci a fare qualcosa? Va bene, ci penserò io insieme al frontman, che è il mio più grande amico. Ottimo, va bene, perfetto, sarebbe veramente ottimo. Ok, però Triangolo, non puoi fare questa richiesta se prima non te lo chiedo io. Lo so, ma è che siamo da soli, quindi ho voluto chiederlo alla signorina. Oh sì, dai, tranquillo, non ti preoccupare. Ok, perfetto. Allora andiamo di nuovo nella nostra isola, signorina? Sì, dai, andiamo che mi sono appena adesso annoiata. Perfetto, ok. Triangolo, guida tu, io mi fumo una sigaretta. No, ma che cosa dici? Non si fumano le sigarette. Oh no, signorina, io sono grande, posso farlo. Ma ti fanno comunque male. Lo so, ma non va, non c'è, scusate, io non posso fumare, signorina. Non lo so, tu vuoi morire prima, se dovete accontento. No, aspetti un attimo. Ma cos'è stato il triangolo? Perché ha fatto questo rumore? Triangolo, tutto bene? Sì, mi scusi, signorina, che ho avuto un attimo da salutire. Ah, ho capito. Signorina, la prego, non mi uccida. Non mi fumerò la sua sigaretta. Meno male. Dai, fatemi strada, idioti. È certo che te la cerchi, però, quadrato, eh. Zitto, triangolo, altrimenti ti declasso. Ah, no, ti prego, non farlo. Dai, andate, sbrigatevi.